La statua della libertà. 15 anni fa a New York prese vita la più grande illusione mai vista sulla Terra, la sparizione della statua della libertà, fatta dal più grande mago che mai la Terra abbia visto, David Copperfield. In cosa consisteva questo gioco? Beh, forse hai visto qualche volta far sparire una ragazza. In genere si usa far sparire una ragazza magra. Qualcuno intrepido fa sparire anche le ragazze un pochettino in carne. David Copperfield non si è fermato, ha fatto sparire la Statua della Libertà, una statua gigantesca che si trova fuori New York, fuori Manhattan. E molti pensano che questo è un gioco che è stato fatto solo a beneficio della televisione. Non è così. C'erano ben 100 spettatori paganti, $5.000 a spettatore. Incasso della serata, $500.000. Questa carta riproduce tutto quello che avvenne quella sera. I 100 spettatori paganti, lei, la protagonista, la Statua della Libertà, e l'elicottero, che è stata parte integrante dello spettacolo. Una volta sparita la Statua della Libertà, l'elicottero è passato lì sopra la testa degli spettatori, proprio dove fino a poco prima c'era la Statua della Libertà. Gli spettatori potrebbero aver pensato che magari la Statua della Libertà non fosse stata realmente lì dove la vedevano sin dall'inizio, e per confermare il fatto furono invitati a firmare la base della carta. Guarda, qui sopra la base della carta ti prego di farmi una firma, un tuo segno unico di riconoscimento. Perfetto. Questa è la base della libertà, virtualmente firmata per tutti quanti gli spettatori. Ora, ti chiedo di mettere il dito qua sopra la carta che hai firmato e di ripetere questa frase. Voglio essere come David Copperfield. Voglio essere come David Copperfield. Volere è potere, e se la mente vuole, tutto è possibile. Questa è la tua firma, questa è la base della Statua della Libertà, e la statua è sparita. La Statua della Libertà.